Il fattore Rh negativo. Per le sue caratteristiche intrinseche, per la varietà di simboli che è in grado di evocare e per la capacità di esprimere allo stesso tempo il concetto di vita e di morte, il sangue è sempre stato concepito come una sostanza magica di grandissima importanza. In numerosi rituali connessi con lo sciamanismo, esso viene largamente impiegato sia per evocare un demone, sia per placarne l'ira, che per saziare la sua brama e conquistarne fiducia o protezione. Riprendendo una delle prime descrizioni di una seduta sciamanica che dobbiamo a Marco Polo, possiamo rilevare l'importanza che l'atto del versare il sangue riveste in questo tipo di rituali. E i magi dicono: noi ti preghiamo che tu li perdoni e prendi del suo sangue, sì che tu ti ristori di quello che ti piace. Marco Polo, dal libro Il Milione. Presso numerosi popoli dell'antichità, il sangue umano rappresentava il fluido vitale, in grado di placare le ire delle divinità, ma allo stesso tempo esso garantiva e perpetuava la continuità della vita nel mondo. Il sangue è composto da cellule e globuli rossi, sospesi in un liquido plasmatico costituito da acqua, sali minerali, proteine ed altre sostanze attive. In base alla presenza o all'assenza sui globuli rossi di un particolare antigene, si attribuiscono al sangue determinate caratteristiche, che sono elencate in ben 38 sistemi di studio. Il sistema Lewis considera la presenza di un particolare carboidrato sulla superficie del globulo rosso, mentre il sistema MNS si basa sulla presenza nel sangue di alcune specifiche proteine della membrana cellulare. I gruppi sanguigni sono 4: A, B, AB e 0, e ciascuno di essi è identificato in base alla presenza di alcune sostanze sulla superficie dei globuli rossi. Pertanto, se su un globulo rosso è presente l'antigene A, si ha il gruppo A. Se è presente l'antigene B, si ha il gruppo B. Se sono presenti entrambi, il gruppo sanguigno sarà AB. Nel caso in cui non fosse presente nessuno dei due antigeni, allora si tratta del gruppo 0, indicato nel sistema A, B, O, con la lettera O dall'iniziale della parola tedesca ONNE, che significa senza. Come sosteneva lo scienziato Cavalli Sforza? La genetica dei gruppi sanguigni e la loro classificazione in sistemi ha consentito di approfondire la genetica delle popolazioni umane in maniera più precisa, che consente di analizzare e trattare i lignaggi dei gruppi umani. Il sistema AB0, che codifica il sangue in 3 principali gruppi, rappresentò l'unico sistema conosciuto, insieme al sistema MNS, fino al 1937, anno in cui Karl Landsteiner e Alexander Wiener, attraverso studi condotti su un gruppo di macachi rhesus, dimostrarono la presenza sui globuli rossi umani di un ulteriore antigene proteico, il fattore Rh. Se nel sangue umano tale proteina è presente, si parla di Rh positivo. Se essa è assente, si parla di Rh negativo. I gruppi A, B, AB e 0 si dividono pertanto in base alla presenza o meno di questo particolare antigene, il fattore Rh, che quindi può essere positivo se presente o negativo se assente. Mauro Capocci, docente di storia della scienza e della medicina all'Università di Pisa, così spiegava. La scoperta del fattore Rh ha significato un enorme passo avanti per gli studi della trasfusione di sangue e, in generale, è stata una tappa significativa la collaborazione internazionale fra ricercatori e la standardizzazione delle procedure. Questa cooperazione ha permesso la nascita di strutture e standard internazionali per le trasfusioni ed è stato un modello utilizzato anche per i trapianti d'organo. Il sangue con fattore Rh negativo del gruppo 0 risulta essere il sangue più puro sulla Terra, poiché scientificamente risulta negativo al test
resus, ovvero il nesso genetico che lega l'uomo alla scimmia. L'RH negativo può essere donato a quasi tutti i tipi di sangue umano, ma può riceverlo solo da donatori con lo stesso fattore RH negativo. Ricerche scientifiche affermano che nell'intera umanità solo il 15% degli esseri umani siano portatori di RH negativo. Questo aspetto di rarità e di compatibilità totale fa sì che, secondo alcuni, il sangue avente fattore RH negativo sia un sangue raro e pregiato. I gruppi sanguigni di due persone possono dare origine a diverse combinazioni più o meno insolite. Ci sono poi casi molto rari in cui alcune mutazioni genetiche rendono possibile anche figli apparentemente impossibili. Ecco perché solitamente non si può fare affidamento unicamente sul gruppo sanguigno per accertare una paternità. In ogni caso, conoscere il gruppo sanguigno della mamma e del papà è un'informazione molto importante durante la gravidanza, perché permette ai medici di valutare un'eventuale incompatibilità tra il sangue della madre e quello del bimbo che essa porta in grembo. Circa un secolo fa, il dottor Karl Landsteiner si rese conto che le persone appartenenti a un gruppo sanguigno presentavano nel sangue anticorpi diretti contro gli antigeni caratteristici degli altri gruppi sanguigni. Questa fu una scoperta davvero rivoluzionaria, perché consentì di capire come mai certe persone potevano scambiarsi il sangue e curare le malattie, mentre altre no. Fino a quel momento, infatti, le trasfusioni di sangue avvenivano per pura casualità. Nei casi fortunati, tutto procedeva per il meglio, senza effetti avversi. Negli altri casi, invece, il paziente poteva anche morire, ma nessuno sapeva spiegarsi il perché. Secondo alcune teorie che circolano da tempo, chiunque appartenga a un gruppo sanguigno RH negativo avrebbe una discendenza di origine aliena. Da un punto di vista puramente scientifico, l'RH negativo è il frutto di una mutazione genetica naturale che si è verificata in un periodo relativamente recente e si è diffusa in maniera abbastanza capillare fino a raggiungere l'attuale tasso di penetrazione nella popolazione umana. Secondo invece la tesi che vuol far discendere il fattore RH negativo ad origine aliena, questa alterazione sarebbe stata il frutto di un intervento programmato da parte di una popolazione aliena, la quale sarebbe intervenuta sulla Terra per alterare le caratteristiche di una parte degli esseri umani viventi o, più semplicemente, avrebbe creato una particolare specie umana attraverso esperimenti di manipolazione genetica. Secondo tale teoria, la specie ibrida creata dal connubio uomo-alieno fu originata sulla Terra da razze aliene superiori per acquisire e detenere sotto un regime di controllo le civiltà autoctone e primordiali. A sostegno di questa tesi, la netta maggioranza dei potenti e dei governanti della Terra avrebbe fattore RH negativo. Una famiglia potente che certamente, almeno in tempi recenti, ha un'elevata frequenza di persone RH negative è la stirpe reale del Regno Unito. Si dice infatti che la regina Elisabetta abbia gruppo sanguigno zero con RH negativo. Proprio perché è considerato sostanza pura e speciale, il sangue è prezioso, ricercato e pertanto va preservato. È nota l'opposizione dei testimoni di Geova alle trasfusioni di sangue. I testimoni affermano che nel sangue c'è la vita dell'individuo e che quindi, mischiando un sangue con l'altro nelle trasfusioni, si contamina la vita. La concezione che vede nel sangue la sede della vita è condivisa dall'Antico Testamento. Guardati assolutamente dal mangiare il sangue, perché il sangue è la vita e tu non mangerai la vita insieme con la carne. Dal libro Deuteronomio, Antico Testamento. Il sangue versato in un assassinio è una potenza che deve essere placata, e per acquistare o rinnovare la propria vitalità, presso i popoli mesoamericani si raccomandava di bere sangue o mangiare la carne sanguinolenta delle vittime sacrificali, prevalentemente giovani o valorosi prigionieri di battaglia, affinché quella vitalità venga trasmessa attraverso il sangue nell'altrui individuo e nuova linfa vitale scorra nel corpo rinato.